L'utilizzo di tecniche costruttive con terra cruda in edilizia è molto antico. In questo momento sono a Macerata in un quartiere chiamato Ficano, un quartiere storico recuperato recentemente e attualmente abitato, a testimonianza che si tratta di tecnologie e di tecniche, seppur antiche, con grandi vantaggi in termini di benessere e qualità percepita ed effettiva da parte degli abitanti. C'è qualcuno in Italia, sto parlando di Massimo Moretti e della sua WASP, che sta rendendo questa tecnica non solo attuale ma anche innovativa grazie all'utilizzo di macchine digitali, in particolare una grande stampante 3D, una grande Delta che vedremo fra poco, in un posto che per adesso costruisce un'utopia chiamata Shamballa, di cui lo stesso Massimo vi parlerà fra poco. Siamo a Massa Lombarda, dove Massimo Moretti e WASP stanno realizzando il primo esperimento al mondo in cui un volume architettonico viene prodotto a chilometro zero utilizzando la terra a piè d'opera, impastata a fibre di paglia. I temi sono casa, cibo, Cibo. energia, lavoro e educazione. E il modo per comunicarlo, secondo me, è bello è immaginarsi di essere in un posto dove queste cose ci sono e Esatto. raccontare come funzionano. Ognuno a Quindi modo suo, però te devi raccontare in maniera che sia fattibile. Cioè, non deve essere Sì, chiaro, non fantasia, deve essere deve utopia essere pura, un dici tu. progetto esecutivo. Emilio, di due parole. Che dico, dalla terra nasciamo e alla terra ritorneremo. Questo è poco ma sicuro.